Salve a tutti Nerers e benvenuti in questo nuovo video di The Escapist 2. Ragazzi, dopo essere evasi due volte da un treno, siamo tornati in prigione. Il nostro Hippo Paraps, che per gli amici chiameremo Hippo perché sennò faccio una fatica atroce a nominarlo e mi viene a dire sparapoppi e basta, si appresta a entrare in questa prigione con nuovi compagni di cella. E nel mentre ci presentano la prigione, vi volevo dire che anche questa volta ho messo dei nomi ignoranti per i compagni di cella, ma ho avuto un'idea. Se vi piace l'idea, scrivete voi nei commenti il vostro nome o un nome storpiato che vi piace e nella prossima prigione ne inserirò tipo due o tre dei vostri. Quindi ragazzi, se vi piace l'idea commentate, lasciate un like al video, vedetela come un mini contest, così vi porterò all'interno del gioco e vi ruberò gli oggetti dagli armadietti ovviamente. Ok, intanto io non li sto cagando di striscio, ma quello che vedo è una prigione con recinzioni elettrificate, un campo molto aperto, molto ampio, perché ci sono delle armature, delle statue. Non andare di sopra è infestato. Ah, e siamo in una stanza con altri due detenuti e una scrivania vuota. Come fa a sapere che sto rubando? Ehi, vai via di lì. Sì, vado via. No, non mi uccidere. Merda, aiuto, no, voglio solamente mettere via le cose. Mi dia la possibilità. Ma io devo sempre iniziare in questo modo. C'è la telecamera! No, raga, non l'avevo vista. Non avevo visto la telecamera. Vabbè, alzati, vai subito all'appello. Allora, spassolino mi chiede di picchiare il bullo. Direi che non ne siamo ancora in grado. Mi aiuti a mettere insieme un po' di armi? Certo, nessuno. Devo tornare in forma. Mi troveresti questo kit di pronto soccorso? Va bene, ci proveremo. Non rubo più, ho capito. Non sarà facile rubare qui dentro. E mentre qua si pestano un sacco, io vorrei ben dire che lui è stato pestato, magari gli posso rubare tipo della carta igienica. Ho preso solo della carta igienica. Non mi sparate per della carta igienica, vi prego. La lascio, ve l'ho resa, tranquilli. Ma vi prego, ma non mi uccidete per una cazzata così. Questa prigione sarà davvero complicata, ragazzi. Sarà davvero un gran casino, temo. Ok, dobbiamo entrare qui noi, va bene. Non ho della schiuma da barba per disattivare le telecamere, quindi potrebbe essere un po' complicato. Lasciamo che la telecamera faccia il giro, così non ci vede mentre rubacchiamo qui. Possiamo prendere questi due componenti illegali che magari a qualcosa servono. Ovviamente noi ci alleniamo a forza. Intanto la forza sapete che è un attributo molto importante, servirà anche per il lavoro, quindi benvenga. Dobbiamo fare molta attenzione, ma si potrà comunque rubare, saremo solo dannatamente rallentati purtroppo. Sono due cacciaviti, ragazzi, due. Ragazzi, qui ci sono le librerie e c'è il piano di sopra. Andiamo subito a vedere. E cosa c'è di losco questo piano? Ah, qua. È qui sopra che non si poteva andare, ma c'è il pulsante della cooperativa. Io cena presenziato, adesso vado un attimo a leggere che ci facciamo un po' di intelligenza. Molto comodo sto fatto che hai la libreria vicino alla mensa, perché io posso stancarmi quanto voglio, mangiare al volo e poi tornare subito qua. Allora, a quanto pare potrei fare l'agricoltore. Gli altri lavori sono tutti già occupati. Posso anche già fare domanda. Perfetto, farò l'agricoltore, anzi devo andare subito a lavorare a quanto pare. Ok, apparentemente devo prendere i semi. Scava buca. Peccato non avere tipo la pala però, eh. E pianta i semi, quindi non capisco che cosa devo fare. Cioè, aiuto, iniziamo bene. E intanto andiamo un po' a visitare questo piano di sopra. Qui c'è un tavolo che non è neanche controllato a quanto pare, quindi possiamo rubare liberamente ed è già un'ottima cosa. Sì, non abbiamo però niente di interessante, quindi tanto vale non stare qui. Ah, guarda che bel sistema di grate. È la chiesa. Perché c'è la chiesa, ragazzi? C'è un'altra libreria, insomma, cose su cose. C'è questo grosso problema. Questo è davvero un grosso problema. Dobbiamo ottenere in tutti i modi e a tutti i costi un sacco per il contrabbando. Introdurre i nostri cacciaviti e in qualche modo riuscire a entrare in quelle grate. Va bene, ragazzi, tutto sommato anche la nostra cella è abbastanza confortevole. Io vorrei parlare con Gertrude. Gertrude, cosa mi vendi? Mi serve il sacco per il contrabbando. Sacco da contrabbando richiede il nastro adesivo e l'alluminio. Io ce li ho, ragazzi, io praticamente ce li ho. Quindi è un'ottima cosa. Poi avremo bisogno del taglierino. Devo aumentare l'intelletto. Questo è un problema. Niente, ragazzi, andiamo a dormire. Per il momento dobbiamo aumentare l'intelletto, ma una volta fatto ciò sono sicuro che riusciremo a fare grandi cose. Posso farcela, posso. Consegna una bottiglia da latte
Ache Barba. Dove sta Ache Barba? Eccola qua. Perfetto. Era così semplice. Ok, come vedete, io a colazione ci sono stato, però vado un po' a studiare. Abbiamo bisogno di intelligenza e devo occupare più tempo possibile. Ok, siamo a 65. Potrebbe bastare per il sacco. Forse sì, forse no. Ora, cerchiamo di svolgere il lavoro, così anche da iniziare a fare qualche soldino, eh. Penso di dover prendere la cazzuola, semplicemente. Esattamente. Devo andare a riempire la buca. Vabbè, ma è super easy come cosa, comunque. Ah, in realtà è ora di ginnastica, va bene. Alleniamoci io ginnastica, allora. Il nostro hip hop è già stanco, ma non ha perso la sua voglia di rubacchiare, quindi facciamolo. Dentifricio ci serve, prendilo assolutamente. Sono molto utili. Allora, chi è che voleva questa benda medica? Trump, sempre a te li faccio i favori, Trump, ecco qua. E andiamo a creare il nostro primo sacco da contrabbando, che metteremo via. Qui ci serve un'altra lima, però. Un'altra lima e un bel po' di cose. Sì, un bel po' di cose. Quello non è dentifricio? Che diamine sarebbe? Della colla, pittura? Riparamoto? Cos'è riparamoto? Perché c'è una moto? Tavolo di nessuno. Come si fa ad andare lì? Ehi, c'è una recinzione qua. Cioè, io potrei tranciare sta recinzione e andare a riparare quella moto. Lì c'è una rampa. Ma avevate parlato nell'altra prigione di una moto, di una fuga in moto. Forse si riferivano tutti a questa cosa. Ma come ci arriviamo di lì? Devo farmi una tronchese. Beh, sarebbe interessante. Abbiamo un nuovo piano, ragazzi. Abbiamo un nuovo piano. Ora ci serve dello scotch, però. Ci serve dello scotch e ci serve il filo per fare la recinzione fake. Sì, vedete, servono questi cavi, questi tre cavi. Non ne ho mai visto neanche uno, quindi è un po' un casino. Ah, è cresciuto l'ortaggio, a quanto pare, e devo solamente raccoglierlo. Dove va messo questa roba ora? Non ho capito. Mi fanno fare queste piantine e poi io non so dove mettere, quindi gliele butto in giro e basta, praticamente. Allora, ragazzi, abbiamo due piani. Uno è di andare al piano di sopra, parlando di piani, giustamente. L'altro che mi interessava molto era provare a vedere di andare in quella ventola. Mi serve la ventola finta. Ancora non posso rischiare di andare. Devo consegnare un dolce al cacaspruzzi. Ok. Queste missioni sono bellissime. Cioè, mi dici, consegna questo a quell'altro. Lo fa in 2 secondi, sei a posto. Dite, facevi il fattorino. Sì, faccio il fattorino. Consegna la Marmi. Che problema c'è? Guarda, era di fianco a te, Marmi. Mi sto facendo un sacco di soldi facendo nulla. Intanto, cercavo proprio questa lima. Grazie, grazie mille. Ma che benessere. Ma guarda qua come si procede bene, ragazzi. Mamma mia. Andiamo nel tavolo di spassolino. Vediamo un po'. Mazza da baseball super. L'assa di metallo, lima. E la madonna. Scusa, chi è che voleva la mazza super? Perché non vorrei girare questa cosa in mano. Oh, nessuno, eccoti. Nessuno? Tieni. Grandissimo, nessuno, guarda quanti soldi. Va bene, non ci resta che andare nella nostra bellissima cella. Prendiamo il taglierino che viene già potenziato al massimo, ragazzi. Pensate un po'. Non ci resta che andare a dormire e passare anche quest'altra notte. Ok, andiamo a lavorare in fretta e furia. E poi dovremmo aver praticamente fatto. Perché mi dà solo semi e non mi dà la cazzuola? Ho bisogno della cazzuola, cazzarola. E scava buca, cosa la scavo? Con i denti la scavo. E niente, mi tocca fallire il lavoro perché non mi dà più la cazzuola. È il mio primo errore, grazie alla minchia è il mio primo errore. Tra l'altro sono velocissimo. Mamma mia quanto sono veloce, ragazzi, siamo già a 50. 52, 54, 56, vai che arriviamo a 60. Ok, 60, siamo stanchi, quindi fermiamoci. Ragazzi, visto che mi sono essenzialmente rotto le scatole, prendiamoci tutta sta roba e facciamoci ora un giro alla grata. Voglio vedere cosa possiamo trovare. La recinzione laggiù non credo di poterla togliere al momento, visto che... Ah, ma attenzione, cioè se io passo di qui schivo tutti i metal detector. Raga, ma è tanta roba sta cosa, sapete? È davvero tantissima roba. Metti il cacciavite e proviamo a salire. Perché non riesco ad agire sulla grata? Che succede? Cosa sbaglio? Dovrei stare un po' più in alto? Non posso salire in questo modo. Proviamo ad aprire, ragazzi. Voglio vedere solamente un attimo dove porta. Ok. Ho una grata. Guarda qui dove siamo finiti. Un sistema di condotti. Stacca. Trancia, fai. Muoviti. Voglio vedere dove porta, se può tornare utile questa cosa. Intanto se trovano la grata là sopra io sono fottuto, eh. Quindi considerate anche questo. Mi devo proprio muovere. Riprendi questo e scava. Ma questa è un'area dove si può accedere liberamente. Cioè, è stato un giro totalmente inutile praticamente. Adesso mi devo muovere tantissimo. Manca poco. Ok, non ho saltato la cena, perfetto. Vediamo se mi fai fare il mio lavoro. Mi darai una cazzuola questa volta? Semi, cazzuola, finalmente. Siamo riusciti ad avere
La fottuta cazzuola, bene, mi fa molto piacere. Molto bene, adesso la cazzuola me la requisiscono praticamente, quindi la lasciamo qui, però la porteranno via, di sicuro. Tra l'altro mi sono inculato una grata, il che potrebbe fare comodo, sapete? Io queste due cose le vorrei rubacchiare, ve lo dico. Devo solo capire perché salendo qui sopra non riuscivo ad agire su quelle grate. Sapete che credo che il fatto di aver rubato una grata stia triggerando le guardie che la vogliono forse cercare. Quindi nel caso di spostarla in quest'altro tavolo, nel caso io non ne voglio sapere niente. Danni riparati, però ci sono in giro i cani a quanto pare, eh? Ci sono in giro i cani, sono molto incacchiati. Raga, forse è il caso di toglierle anche da qua. Facciamoli sparire. Vai, prendi subito. Stanno arrivando i cani, raga. Prendi le grate. Vai, muoviti. I cani sono in giro. Scarica tutto qui. Ok, non si è intasato. Ok, ce li siamo tolti di mezzo. Ora, prima che i cani vengano a rompermi i coglioni, io voglio andare a riprovarci perché non capisco come fare. Credo di non poter ovviare a questo problema, sapete? Vediamo chi sono stati estratti per la perquisa. E Barba e Teresa, quindi noi siamo salvi. Ma rimane il fatto, se io volessi andare di qua, da dove diamine passo, ragazzi? Io non ne ho la più pallida idea. Forse dovrei provare a scavare un buco, mi sgamerebbero easy però. Non lo so ragazzi, io direi che questo primo giro in prigione si può semplicemente considerare concluso. Abbiamo fatto tanto, ma ancora non ho una vera e propria soluzione, quindi sono un po' preoccupato da questo punto di vista. Dobbiamo trovare il modo. Tanto non sono per nulla tranquillo di avere tutta sta roba illegale, quindi la vorrei spostare nel tavolo di questo nero. Ci penserò su, se volete aiutarmi nei commenti scrivete un piano di fuga. Noi ci vediamo presto con altri video, un saluto da Ezzalbenere. Ciao a tutti.